Controlli anche dal cielo per la verifica del rispetto delle norme anti-Covid, soprattutto in tema di assembramenti, ma anche per il contrasto di reati legati al mondo della droga e per il rispetto del codice della strada. I carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda hanno eseguito nei giorni scorsi un servizio coordinato di controllo del territorio nei luoghi di maggiore aggregazione di persone, ispezionando diversi esercizi pubblici ed identificando numerose persone. Il servizio ha interessato tutti i comuni sotto la giurisdizione del comando compagnia, con l'impiego di numerose pattuglie dei reparti dipendenti anche appiedate per il centro storico, che unitamente al personale del nucleo elicotteri di Orio e Sero hanno effettuato accurati e minuziosi controlli. Complessivamente sono stati controllati alcuni esercizi pubblici, più di 15 veicoli ed oltre 30 persone. Non si sono registrate particolari criticità. Due interventi dei vigili del fuoco dei comandi di Brescia e Bergamo nelle ultime ore a Verola Nuova, dove nella notte è andata completamente distrutta un'autofficina. L'allarme è scattato attorno alle 3-4, le squadre al lavoro che hanno operato fino alle 8 del mattino. Le fiamme sono state domate anche grazie all'uso di schiume di nuova generazione. Non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti. Si è temuto il peggio anche a Bergamo, dove le squadre del locale comando sono intervenute per un incendio appartamento che per fortuna si è limitato al divano. Anche in questo caso nessun ferito.